Una volta varcata quella porta, si può uscire vincitori, ma si può uscire anche perdenti. Sono Shadow Level 97 e vi do il benvenuto all'ultima parte della mia Nuzlocke Challenge su Pokémon Smeraldo con la ROM randomizzata. Per fortuna mia sarà anche l'ultima volta che vi dirò questa intro, perché non ne potevo più. Comunque questa è l'ultima parte della Nuzlocke che dovremo affrontare il campione della Lega di Hoenn, Adrianna. Nella roba originale Adriano avrebbe avuto Pokémon di tipo acqua, ma qui avrà Pokémon. Potranno essere ultra forti, potrà avere leggendari, ma potrà avere anche Magikarp. Lo vedremo subito. Prima di tutto io mi devo curare i Pokémon perché, dover di cronaca, io non avevo salvato la lotta contro Drake e ho dovuto rifarla quindi, e purtroppo le ho prese già di più di quanto ho fatto nella parte precedente, quindi. Sì, mi sono preso un po' in faccia un'idropompa di Gorebess. Detto questo, siamo pronti ad andare. L'ultima sfida della Nuzlocke. Andiamo. Lungo tunnel che ci conduce proprio alla porta. Oltre questa porta c'è Adriano. Prendiamo un respiro profondo. E andiamo. Benvenuto, Phil. Quell'incidente a Cenerida, ma quello è stato davvero un lavoro superbo. Hai messo fine a tutta quella crisi? No, tu da solo. Beh, no, non è corretto dire che l'hai fatto tutto da solo. Hai superato quelle difficoltà grazie a lavorando insieme ai tuoi Pokémon. Noi allenatori alleviamo i Pokémon, gli diamo nuovi oggetti, gli insegniamo nuove cose e gli insegniamo anche nuove tecniche per le battaglie. Ma anche noi impariamo qualcosa dai Pokémon. E qui e dove mette alla prova quello che hai imparato nei Pokémon. Ora, chi può danzare in maniera più elegante con i Pokémon a Hoenn? Dimostramelo qui e adesso. Phil contro Adriano, l'ultima lotta di questa Nuzlocke. Il suo primo Pokémon incredibile. Vampada. Parecchio. Lo usa Radicamento. La difesa dell'attacco speciale ci è calato. Non voglio cambiare, voglio usare ancora vampata. Di meno, ovviamente. Lui usa stordi raggio, mi fa parecchio male stordi raggio. Praticamente ovviamente si, recu si recupera qualche punto vita. Quindi devo cambiare Pokémon assolutamente. Vorrei mettere Avrolus. Proviamo con Avrolus. Lui usa forza antica, mi fa poco. Mi recupera qualche PS. Usiamo Surf. Oh, lo mandiamo KO con un critico! Benissimo. Il prossimo è Jolteon. Mettiamo Beast, attenzione, attenzione, attenzione. Beast. Terremoto. E va a segno e Jolteon ci lascia. No! Com'è possibile? Non ci credo, ha resistito a un terremoto. E beh, adesso te ne vai KO, Jolteon, beh sì. Prossima è Lyran, rimettiamo Rose. Surf. Lui si protegge. Ma Surf, ancora doppia protezione, mamma mia. Surf, basta e avanza, lasciate sia 7 livelli più alto di noi. Prossima è Rayquaza. Wow. Rayquaza è impegnativo. Io devo mettere Buddy e sperare che lo colpisca Bora. Lui però potrebbe usare il volo. Però lo posso prendere in volo anche con, sì, in volo anche con Bora. Eccolo che usa volo, io ovviamente fallisco Bora. Lui usa volo, mi fa parecchio, ma Bora lo prende, Rayquaza va KO in un colpo, mamma mia. Prossimo è Charizard. Ai. Frana, ti prego, Frana, ti prego, Frana, resisti. Ok. Sì, Frana, Frana per 4. Charizard va KO. L'ultima è Aipom e abbiamo vinto. Signori, abbiamo vinto. Colpo per celebrare la nostra vittoria. Forse ho fatto una cagata. Oddio! Sì! Grande Beast! Che colpisce anche la terza volta. Io, il campione, sono caduto in sconfitta. Però è stato davvero un lavoro magnifico. Sei stato elegante e allo stesso tempo infuriato. E così eri sempre sei stato glorioso. Onore a te, Phil. Sei un davvero un nobile allenatore di Pokémon. I Pokémon che mi hanno dato in battaglia allo stesso tempo hanno
danzato come una brezza fresca e allo stesso tempo hanno colpito come dei fulmini. È la luce, eleganza quella che hai messo nei tuoi Pokémon. Io pure sono stato sconvolto dalla tua magnifica performance. Adesso sei al picco della Lega Pokémon. Ti proclamo come il nuovo campione della regione di Hoenn. Ed ecco che arriva Vera che rovina tutta la scena epica della mia vittoria. Phil, qui c'è qualche consiglio prima che tu sfidi il campione? Bella, è finito tutto. Cosa? Potrebbe essere? È già finita? Ed ecco che arriva il professor Birch e dice, visto? Cosa ti avevo detto noi? Non ti avevo detto che Phil sarebbe cavata benissimo? Ce l'hai finalmente fatta. Quando ho sentito che avevi sconfitto tuo padre a Petalipoli, ho subito capito che avevi un'opportunità. Ma pensate che saresti addirittura diventato il campione? Ah sì, fammi vedere il Pokédex. Allora, questa scena è epica, perché io sono lì. Sono appena diventato il campione della Lega di Hoenn e lui vuole vedere il Pokédex. Siete davvero una brutta persona. Vabbè, si vede il Pokédex. Ci dice di guardare meglio nell'erba, ma è ovvio che io abbia catturato pochi Pokémon. Essendo un asino. Comunque, congratulazioni! Adesso vai finalmente e in maniera fiera nella stanza finale. Phil, lasciamelo dire in maniera adeguata. Il nuovo campione, vieni con me. Vera, non puoi venire. Vera, non puoi venire. Ok, siamo nella sala d'onore e qui verranno registrati i nostri Pokémon. I nostri compagni. Quelli che ci hanno aiutato a vincere la Lega Pokémon. Nappul, Aurorus, Beast, Charge, Buddy e XY. La Hall of Fame. Siamo i campioni. E questo significa che la Nuzlocke è finita. Se vogliamo fare una piccola recensione di questa Nuzlocke, beh, sono successe parecchie cose. Belle e brutte, sicuramente. Ero partito. Guardate, la seconda parte avevo catturato tantissimi Pokémon. La terza già avevo perso il mio primo, Aggron. Ho continuato a perdere nella parte successiva, nella mia seconda lotta in palestra, ho perso il mio starter, Nidoqui. E ho perso anche Kabuto, Fossil. Per un po' di tempo non ho perso Pokémon, anzi mi trovavo veramente bene con i miei. Ho catturato pure un Lunatone. Avevo trovato Mewtwo, ma ovviamente non ero riuscito a catturarlo. Poi, arrivato a Vergazzupoli, mi è morto un Pokémon, davvero importante. Mi è morto Iron. Iron era quello che io consideravo il mio asso nella manica nel mio team. Eppure mi è andato KO, per colpa di un mio errore. Da lì poi sono morti in rapida successione Pigenz, Valderrama e Sailor Moon, appunto Lunatone. Da lì ho deciso cinismo e basta. Niente e nulla mi avrebbe impedito di perdere ancora più Pokémon. E l'ho fatto. Non ho perso più Pokémon e adesso ho vinto, sono il campione della Lega di Hoenn. Come voto alla mia Nuzlocke darei un 6,5, 7, giusto perché la Lega me la sono cavata veramente bene, anche se il randomizer, devo dirlo, mi ha dato veramente un grosso aiuto, specialmente con i Super 4, perché quel campione, sì, beh, a parte Rayquaza e Cradily, non ci sono stati davvero grossi problemi. Dunque, prima di chiudere la parte, prima di concludere la Nuzlocke, lasciatemi salutare per un'ultima volta i miei eroi. Partendo da Nappul, che sì, io l'ho conosciuto a livello 14, sul percorso 113, quello prima di Brunifoglia, quando era ancora un Houndour. Houndour non mi è mai convinto, specialmente Houndour, non mi ha mai convinto come Pokémon tipo fuoco, ma dopo questa Nuzlocke. Tu sì, che sei un gran bel Pokémon, nonostante tu sia di tipo buio. Io già ti dovrei adorare, ma è uno dei miei Pokémon di tipo buio meno preferiti. Ma da adesso, veramente, hai guadagnato il mio rispetto. Congratulazioni, Nautica. Aurorus, wow. Io non avrei nemmeno dovuto usare questo Pokémon perché è tecnicamente un leggendario. Però se non ci fosse stato lui sarebbe stato davvero difficile. E pensare che io l'ho incontrato a livello 8. A Blue Ruby, nella Granite Cave.
Senza nessuna speranza di catturarlo, eppure quella megaball a canto suo livello indica che l'ho preso. Grazie di tutto anche a te, Oros. Beast. Credo che nella Lega, specialmente contro Adriano, lui abbia fatto il più da lavoro, perché mandare giù quel Charizard con Frana e poi ha fatto qualcosa di assurdo con Corpo, è stato veramente magnifico. Ti ho portato alle cascate meteore a livello 16, ho sempre saputo che tu saresti stato una bestia. Ed eccoci qua. Il mio Pokémon più longevo, quello che ho incontrato sul primo percorso, il percorso 101, ti ho incontrato a livello più basso possibile, a livello 2. Eri già un Ampharos, eri già carico di elettricità ed eri già carico per una nuova avventura, per una grande avventura. Sei stato sicuramente il Pokémon più decisivo della mia Nuzlocke. Grazie, Charge. Buddy, beh, che dire, è un Lapras, è un gran bel Pokémon, e specialmente non sbaglia quando serve. Andate a rivedere quel Bora su Rayquaza, che forse ha deciso la Lega. Grazie anche a te, Bardock. Ultimo, ma non meno importante, XY, il mio Pokémon di tipo volante. Io volevo un Pokémon di tipo volante, mi sarebbe andato bene anche un Farfetch'd. No, forse Farfetch'd no, ma io invece trovo un Charmeleon pescando. E mi è uscito Charmeleon, appunto. Non avevo subito realizzato che Charmeleon si sarebbe evoluto in Charizard. Beh, quando l'ho realizzato, ho detto, questa Nuzlocke è finita, adesso è con Charizard. Niente mi potrà impedire di vincere ancora. Bene, questi erano i miei compagni nella Nuzlocke. Finalmente è finita, 29 lunghe parti, 29 parti difficili, non è stato assolutamente facile, per me era la mia prima Nuzlocke. Bene, detto questo, la Nuzlocke appunto è finita. Per i prossimi Let's Play uscirà un video dove vi spiegherò tutti i miei progetti per il canale. Credo che partiranno dopo le vacanze di Pasqua. Quindi, se questo è l'ultimo video prima di Pasqua, buona Pasqua. E quindi, per l'ultima parte, lasciate un bel mi piace, che è sempre gradito, un commento per farmi sapere il vostro voto alla Nuzlocke, qualcosa che non vi è piaciuto alla Nuzlocke, qualcosa che vi è piaciuto alla Nuzlocke. Iscrivetevi al canale. Un saluto da ShinyWeaver97, grazie per avermi accompagnato in questa magnifica avventura. Bella prossima!